aspetta, non mi ricordo come si dice. Toni Rao, Yutinai. Dove Ok. siamo adesso, tui? Panwa. Panwa. Cosa vi faccio, cosa facciamo vedere adesso? Wiu. Una vista. Vabbè. Fatemi comprare l'acqua e vi faccio vedere una vista spettacolare. Vai, baretto salvavita. Ah, vabbè, ma qua cioè, non c'è nulla da vedere se non ti fai 10.000 gradini. Vabbè, saliamo lassù. Allora, questo viewpoint si chiama Khao Kard. Siamo più o meno all'altezza del centro dell'isola, vicino a Phuket Town, esattamente Panwa. Tutto a posto, tu? Ok, ci siamo, mi sa. Allora, vediamo se troviamo un'altra, un affaccio un po' più aperto, perché qui ci sono troppi alberi. Ma si può andare su ancora? Ah, sì. Ok, forse da su, vediamo. E dai, che si sale, 40 gradi. Ah, finalmente. Intanto subito si vede il Big Buddha di Shalom, guardate, in cima alla montagna. Let them pass on as quickly as they came. Allora, vediamo da quest'altro lato. Facciamo un bello zoom 5x. No, guardate quell'isola che figata. Della ragazzina che ci ha venduto l'acqua, che diceva: se avete il mio cane, ditegli di tornare indietro. Va bene, anche per questo video direi che è tutto. Sono stanco, ho sudato anche, come si suol dire, l'acqua del battesimo. Ci vediamo al prossimo video. Tu? Sì, abbiamo un altro cane. Ciao ragazzi. Quanto sarebbe bello abitare in questa lingua di terra che va dentro il mare. Bellissimo. Wow. Andiamo? Torniamo da mamma, dai. Vieni, andiamo, Sugar. Vieni. Ehi. Cane? No. Ragazzi, ma guardate questa strada che figata. Stiamo proprio a pochissimi metri dall'acqua. Ditemi se non è uno spettacolo. Adesso ci andiamo a vedere un altro viewpoint che sta sempre a Panwa. Poi alla fine del video magari vi scrivo il posto, come dovete scrivere su Google per venirci. Anzi, mi risparmio la fatica, eccolo qua il nome, Khao Kard, viewpoint sempre a zona Panwa. Ma in quanti posti ti porto? Oh, stavo ammazzando. Ma in quanti posti ti porto tu? Cosa vogliamo dire di questa spiaggetta? Guardate. Mamma mia. Va bene. Allora, anche per questa volta direi che è tutto. Al prossimo video.